lezione di oggi continuiamo a parlare di meccanismi con attrito ed in particolare, come primo esempio, andiamo ad analizzare il comportamento di una asta scorrevole tra le guide. Questa è una situazione che si verifica abbastanza di frequente nelle applicazioni pratiche e io vi riporto proprio un esempio di questi che riguarda i meccanismi a camme. Quindi se noi immaginiamo di avere una asta di una punteria che ha questo asse, supponiamo di avere un rullo e qui c'è il contatto con una camma che schematizziamo in questo modo. Quindi la camma sta ruotando intorno a questo punto fisso, il punto di contatto è questo e poi abbiamo l'asta che scorre tra delle guide che schematizzo in questo modo. Allora, supponiamo di avere un carico in asse, per esempio, in questo punto, e lo indichiamo con Q. Nel momento in cui la camma ruota intorno a questo punto fisso O con velocità angolare omega, e qui abbiamo una coppia motrice che è concorde con la velocità angolare della camma, naturalmente qui al contatto, sempre nell'ipotesi di corpi rigidi, abbiamo uno scambio di forze, tra il profilo della camma e naturalmente il profilo del rullo. Qui abbiamo una cerniera interna, ok? Bene, allora se noi andiamo a fare un'analisi delle forze, questa analisi delle forze la possiamo fare in assenza di attrito, quindi nel caso ideale, oppure considerando anche l'attrito. In particolare siamo interessati in questo esempio a vedere che cosa accade in presenza di attrito in questi contatti, va bene? Quindi se noi indichiamo come al solito con uno il telaio, con due la camma, con 3 il rullo e con 4 l'asta scorrevole, noi siamo interessati in particolare, come dicevo, alle forze scambiate tra il telaio e l'asta, cioè il membro 4. Andiamo a fare prima un'analisi nel caso ideale, vale a dire in assenza di attrito. Va bene? Questo è il caso di moto diretto. Ok, come vedete abbiamo una velocità verso l'alto, una coppia motrice che concorde alla velocità angolare e questo determina un moto di alzata della punteria. Va bene? Ok, in queste condizioni naturalmente abbiamo delle forze scambiate in questo punto. Ma questo è abbastanza semplice da schematizzare perché in buona sostanza abbiamo una reazione che è perpendicolare alla tangente del punto di contatto tra il profilo della camma e il rullo della punteria e questa reazione la indichiamo come la R3-2, ok? Come vi dicevo è perpendicolare al punto di contatto. Stiamo trascurando, diciamo, gli effetti dell'inerzia del rullo, stiamo trascurando l'attrito presente in questa coppia rotoidale, quindi in queste condizioni queste reazioni passano per il centro della
questa coppia rotoidale interna di accoppiamento del rullo con la punteria, poiché non ci sono coppie agenti sia di natura inerziale, motrici che resistenti di attrito. Va bene? Allora, per il principio di azione e reazione, qui al contatto, la faccio più piccola per comodità, ma sono uguali e contrarie, questa è la R che 2 esplica su 3, va bene? Sono delle forze uguali e contrarie, possiamo anche cominciare con questa in questo modo, va bene? Ok, dopodiché abbiamo delle forze scambiate nel centro di questa coppia rotoidale e in buona sostanza quello che ci interessa, la riportiamo direttamente a questo punto, è questa forza che sarebbe, questa è la R di 3 su 2, qui avrò una R che va a contrastare, cioè la 4 su 3, questa sarebbe la 3 su 4. Quindi alla fine siamo arrivati a schematizzare una reazione di 3 su 4 che va ad agire appunto sull'asta, che era quella che ci interessava in particolare. Va bene? Se andiamo a fare un free body qui isolando i corpi, per maggiore chiarezza, abbiamo appunto in termini di forze questa coppia motrice, come detto, nel punto di contatto abbiamo questa reazione interna che sarebbe la R32, e naturalmente anche in questo punto abbiamo una reazione per l'equilibrio alla traslazione che deve essere ovviamente uguale e contraria, ma questa è la R12. Quindi, come vedete, la R12 e la R32 devono essere uguali e contrarie, ma devono formare un braccio in modo tale da generare una coppia che va ad equilibrare la coppia motrice, naturalmente. Questo per quanto riguarda la carta. Per quanto riguarda il rullo, per maggiore chiarezza, quindi questo è il membro 2, questo è il membro 3 del nostro meccanismo, qui abbiamo in questo punto di contatto questa reazione che sarebbe la R23. Nella coppia rotoidale interna abbiamo una R di 4 su 3, va bene? E quindi, come vedete, sono uguali e contrarie. E poi quello che ci interessa di più, come preannunciato, è costituito da questa asta, dove in questo punto abbiamo questa forza uguale e contraria, che è questa, che sarebbe la R di 3 su 4, abbiamo il carico esterno che è qui presente, che sarebbe la Q, e poi naturalmente abbiamo delle reazioni in questi punti che sono dovuti a questi due collari. Va bene? Quindi abbiamo delle ulteriori reazioni in questi punti che adesso andiamo ad analizzare. Naturalmente, se noi guardiamo questa schematizzazione, ci accorgiamo che questa R34 presenta due componenti, presenta una componente che è assiale e che quindi va ad equilibrare la Q, e poi abbiamo un'altra componente che risulta invece radiale, questa risulta radiale, mentre questa rimane, abbiamo detto, la R34, quindi una componente assiale e una componente radiale. Allora, la componente assiale, che è questa, che è la R34, appunto dicevo assiale, questa è la R34 radiale, quindi questa va ad equilibrare quest'altra. E poi abbiamo questo carico che invece va
ad agire in questo senso, cioè perpendicolare all'asse in sostanza. Siccome qui abbiamo due appoggi, secondo una schematizzazione che richiama in qualche modo la scienza delle costruzioni, se volete, ok? Noi abbiamo in sostanza questa componente, una sorta di trave a sbalzo praticamente, e poi abbiamo questi due appoggi che sono meccanicamente rappresentati da questi due vincoli, ok? Da questi due vincoli, e quindi naturalmente noi ci aspettiamo qui una reazione di questo tipo e un'altra in quest'altro punto di questo tipo, attenzione, in assenza di attrito. Infatti ho preso delle reazioni che sono perpendicolari al piano di scorrimento che determina il moto relativo, quindi perpendicolari alla velocità relativa, va bene? Allora, se noi andiamo ad indicare questa con A, abbiamo la RA e la RB, ok? Mi aspetto che siano così perché naturalmente se andassi a fare l'equilibrio della rotazione intorno a questo punto, RA e la R3-4 che abbiamo indicato con R generano naturalmente un momento rispetto a questo punto che deve essere uguale e contrario per l'equilibrio, no? Ok? Fermo restando che poi la RB per l'equilibrio della traslazione orizzontale deve essere pari alla somma di queste due, va bene? Ok, mentre l'equilibrio in senso assiale è determinato dalla curva. Se volete possiamo mettere anche le altre forze qui per completezza su questo schema, e qui abbiamo anche quest'altra componente che è la R3-4, abbiamo detto assiale, ok? Quindi questo punto lo indichiamo con A, questo punto lo indichiamo con B, e qui in sostanza possiamo immaginare di avere un qualche cosa che corrisponde, diciamo, a due appoggi, va bene? Proprio secondo la schematizzazione della scienza delle costruzioni, tenendo però presente che in questo caso abbiamo moto relativo, quindi non è una struttura che sta ferma, no? Sarebbe una struttura isostatica se avessi una cerniera ed un carrello, no? Quindi grado di vincolo doppio, grado di vincolo semplice, in totale grado di vincolo 3 nel piano, non si muove il singolo corpo rigido rappresentato da quest'asta. Non è il caso nostro, perché nel caso nostro non abbiamo moto relativo, perché come detto più volte il nostro interesse è focalizzato sui meccanismi piuttosto che sulle strutture. Però la schematizzazione per l'analisi delle forze è questa. Caso ideale, va bene? Allora, come possiamo affrontare il problema? Perché poi questo è un vincolo bilaterale, ok? Quindi non è soltanto da un lato, quindi in realtà se io cambiassi la direzione della forza e quindi il carico radiale, se volete, normale, fosse diretto dall'altra parte, naturalmente il vincolo, questi due vincoli reagirebbero ancora, no? Perché sono bilaterali. E quindi dobbiamo capire dov'è che avviene questo. Allora, se noi abbiamo indicato questo con B e questo con A, abbiamo praticamente che in sostanza nel momento in cui andiamo a caricare in questo modo, abbiamo il contatto sulla sinistra per quanto riguarda B e il contatto sulla destra per quanto riguarda A, no? Perché da qui nasce una reazione in questo senso e da qui nasce una reazione diretta verso destra. Questo è abbastanza intuitivo. Ecco, questo è un caso che noi in effetti, quando abbiamo parlato di statica, abbiamo considerato, perché questo è un caso pratico in cui noi ci troviamo a considerare l'equilibrio di quattro forze. Ok? Quattro forze sono questa R3-4, va bene? La Q e le due reazioni, va bene? Dove l'unica nota è la Q, perché è il carico esterno, ipotizziamo di conoscere appunto la Q. Delle altre tre però conosco la direzione, perché le posso individuare dalle considerazioni appena fatte, va bene? Fermo restando che poi da questa R posso risalire anche alla C con M, perché molto semplicemente dal punto di vista grafico, ma la cosa può essere tradotta analiticamente, se io ho la D qua, ovviamente per l'equilibrio alla rotazione qui
se questa è la D, naturalmente la C con M sarà uguale a questa, che la indico genericamente come R, perché sono tutte uguali, ok? Questa è uguale a questa, questa è uguale a questa, che è uguale a questa, che è uguale a questa, e così via fino a questa, no? Per il principio di azione e reazione. Quindi la indico genericamente con la R per le unità della rotazione intorno a questo punto che ho indicato come punto O, R per D mi dà la C con M. Ok? Quindi quella R sarebbe questa, e naturalmente posso legare la Q alla C con M direttamente, no? Ok. Però, come detto più volte, noi ci concentriamo sulle forze agenti sull'asta. Perché? Perché siamo interessati al comportamento anche in presenza di attrito. Questo è il caso ideale. Allora, come possiamo affrontare il problema? L'equilibrio di quattro forze. Quindi, equilibrio di quattro forze, noi partiamo dalla conoscenza. Dalla conoscenza, forse è meglio metterci un po' più larghi, se noi partiamo dalla conoscenza, come al solito, della forza nota, che in questo caso è la Q, io conosco la direzione della RA, conosco la direzione della RB e conosco anche la direzione della R, in particolare la 3-4. Va bene? Però con tre direzioni e una forza non ne vengo fuori in maniera immediata, no? Nell'imposizione della chiusura del poligono costituito da queste quattro forze. Va bene? Ma sappiamo come fare, perché l'abbiamo considerato in generale quando abbiamo parlato di statica. Va bene? Come possiamo fare? Se quattro forze sono in equilibrio, questo non vieta di andare a considerare, per esempio, la risultante tra due di queste quattro, che sarebbe la RA e la Q, e queste due direzioni si intersecano in questo punto. Non conosco la direzione perché non conosco la RA, però so che la risultante di queste due deve passare per questo punto di intersezione, dalla regola del parallelogramma. Questo lo so, va bene? Per il momento è sufficiente. Vado avanti, conosco la direzione della RB, conosco la direzione della R, queste due si intersecano in quest'altro punto. Stesse considerazioni fatte prima. Ora, in totale, per tutte e quattro le forze, adesso o faccio la risultante delle prime due, la risultante delle seconde due, poi impongo l'equilibrio di queste due, o tutte e quattro, ovviamente la stessa cosa, va bene? E quindi andiamo a ricavare quella che abbiamo chiamato la retta ausiliaria. La retta ausiliaria consiste nell'andare a congiungere proprio questi due punti, e quindi la risultante della Q e la RA ha questa direzione, la risultante della R e la RB ha questa direzione, e quindi le due risultanti naturalmente devono essere uguali e contrarie in modo da garantire l'equilibrio di tutte e quattro le forze, va bene? Ok, quindi la direzione della RA sarebbe appunto questa qui, in assenza di attrito, e la direzione della RB sarebbe questa, in assenza di attrito. Ok? Allora, adesso dobbiamo decidere come meglio ci conviene per fare questa rappresentazione, fermo restando che tutte e quattro le forze devono avere delle frecce che si percorrono, no? Perché questo ci porta ad avere una risultante totale uguale a zero. Quindi qui, se vogliamo fare qualche altra considerazione intermedia, vi porto la Q giù e vi porto, diciamo, la RA qui, facendo questo schema, questa sarebbe praticamente la RA, in modo tale che la somma di queste due mi dà questa forza. Va bene? Ok. Così come era schematizzato anche in questo punto. Analogamente, se io trasporto la R qui, come se andassi effettivamente ad applicare la regola del parallelogramma, in realtà avrei una costruzione di questo tipo, e questa sarebbe la RB, giusto?
proprio con la regola del parallelogramma R più RB mi dà questa, va bene? E RA più la Q, così rappresentata, mi dà questa, e queste due risultano uguali e contrarie. Questo è quello che deve praticamente accadere. Ok? Benissimo. Allora, la RB, dunque, ci conviene portarla quindi la RA potrebbe essere okay. Potremmo per esempio portarla di qua parallelamente alla retta ausiliaria che abbiamo appena individuato, ok? E poi in questo caso individuiamo questo punto qui, da cui potremmo portare la parallela alla R. Quindi possiamo fare la costruzione sulla sinistra o sulla destra, fermo restando che la RB deve essere diretta in questo modo. Dunque, quindi qui andiamo a riportare la parallela alla R, che è questa, e quindi praticamente il poligono si può chiudere in questo modo, e quindi praticamente quella di sotto sarebbe la RA, questa sarebbe la R e questa sarebbe la RB da questa costruzione. Tant'è vero che Q più RA mi darebbe questa risultante verso il basso, ed R più RB mi darebbe la risultante verso l'alto, che sono uguali e contrarie, così come avevo schematizzato da quest'altra parte, va bene? E comunque tutto il poligono si chiude in questo modo, quindi 0, 1, 2, 3, che poi va a coincidere con 4, va bene? Naturalmente la stessa costruzione poteva essere fatta anche da quest'altra parte. Se io riporto la retta ausiliaria in questo modo e poi la direzione della R in quest'altro modo qui, naturalmente è la stessa cosa, con la differenza che qui veniva una RB sotto, questa rimane la R e questa qui diventa la RA, ok? Viene la stessa costruzione, ovviamente. Anche qui io ho che RB più R mi dà questa verso l'alto, e che la RA più Q mi dà questa verso il basso, che sono uguali e contrarie nella direzione della retta ausiliaria, va bene? Quindi 0, 1, in questo caso questo sarebbe 2, questo sarebbe 3, è sempre che coincide con 4. Benissimo, e quindi per il tramite della retta ausiliaria noi siamo riusciti a ricavare le reazioni nucleari appunto in A e in B, ma questo è quanto accade in assenza di attrito, perché queste due reazioni sono perpendicolari al contatto. Bene, in presenza di attrito, in questo caso stiamo considerando il moto diretto, per cui la camma sta ruotando in senso antiorario, di conseguenza la punteria è spinta verso l'alto, è ovvio che naturalmente l'attrito gioca contro il moto relativo, perché dà un effetto dissipativo, come più volte detto, e quindi nel momento in cui noi supponiamo di aver assegnato come al solito il coefficiente attrito dinamico, che questo è uguale alla tangente di φ, noi conosciamo φ, ok? Conosciamo φ, ma conosciamo anche queste nuove direzioni. Le nuove direzioni in presenza di attrito sono le seguenti: sono inclinate φ, va bene? Quindi qui abbiamo il punto di contatto e questa è la nuova direzione, quindi è inclinata di φ verso il basso. E perché? Perché deve nascere una componente
tangenziale che è opposta alla velocità relativa, va bene? Questo per quanto riguarda la RA. Per quanto riguarda la RB, naturalmente vale un discorso simile, e quindi la nuova direzione è questa, perché è inclinata di phi verso il basso, così nasce anche in questo caso una T che è opposta alla velocità relativa. Ok? Bene, e quindi non ci rimane, così come fatto per gli altri casi visti nelle lezioni precedenti, mi riferisco per esempio al sistema cuneo-cardine, e vado a considerare la nuova condizione di equilibrio rispetto al caso ideale. Siccome abbiamo comunque a che fare con quattro forze, dobbiamo procedere sulla falsa riga di quanto fatto prima, quindi dobbiamo trovare una nuova retta ausiliaria e fare un ragionamento simile. Quindi se io vado a prolungare la direzione, prolungo la direzione della RB fino ad intersecare la direzione della R34, come fatto prima, trovo questo nuovo punto di intersezione, va bene? E analogamente vado a prolungare la direzione della RA, perché io solo la direzione conosco in questo momento, fino ad intersecare la direzione della Q, cioè dell'altra forza. Quindi ho questo punto di intersezione che è in questo caso leggermente distinto da quello precedente, va bene? E quindi vado ora a tracciare la nuova retta ausiliaria che è la seguente. Devo congiungere questi due punti, ok? In questo modo. Questa è la nuova retta ausiliaria in presenza di attrito nel caso di moto diretto, va bene? Ok. E allora noi abbiamo qui, diciamo, la doppia costruzione, che però è identica, come già detto, che riguarda il caso ideale. Allora, quella che rimane uguale naturalmente è la Q, perché questa è quella assegnata. La direzione della R34 rimane la stessa, abbiamo una nuova retta ausiliaria. Quindi se noi andiamo a considerare per esempio la costruzione sulla destra, anche per questione di spazio, consideriamo questa costruzione relativa al caso ideale, vado a riportare la nuova retta ausiliaria. La nuova retta ausiliaria è un po' più inclinata rispetto a questa, va bene? E la traccio in maniera tale da renderla, diciamo, più parallela possibile a quella riportata sullo schema a sinistra. Questa è quella del caso ideale, l'altra sarà, non so, questa qui per esempio. Va bene? Questa è parallela, o dovrebbe essere parallela a questa qui. Giusto? Benissimo. Ma quali sono le nuove direzioni della RB e della RA? Le abbiamo rappresentate qui, e quindi anche queste le dobbiamo riportare. Quindi riportiamo la direzione della RB in presenza di attrito, come vedete inclinata di phi verso il basso, va bene? E quindi è questa, perché questo angolo qui è uguale a phi. E la RA, come vedete, è inclinata di phi, diciamo, verso il basso, se guardo a sinistra, comunque ruotata in senso anti-orario, va bene? Ok, quindi su questo schema sarebbe questa la nuova direzione, va bene? Questo angolo è phi, a questo punto possiamo cancellare, diciamo, la costruzione sulla sinistra che non ci serve più, servita soltanto come confronto, quindi questa non ci interessa più, la cancello, ok? Siamo concentrati su questi poligoni delle forze, e quindi abbiamo trovato tramite la nuova retta ausiliaria questo nuovo punto di intersezione rispetto a quello precedente, e naturalmente per quel punto devo riportare la parallela R, la cui direzione naturalmente è la stessa, cambiata naturalmente
questo modo, queste sono naturalmente parallele, questa è nel caso ideale, e qui abbiamo questo punto di intersezione e quindi il poligono si chiude in questo modo. Allora, questa è la nuova R che rappresenta la forza motrice per l'asta, giusto? E questa è la forza motrice dell'asta, cioè della punteria, che naturalmente è generata dall'applicazione della coppia sulla gamma, va bene? E poi avrò una RA che è questa è RA, e naturalmente questa qui sotto è la RB nel caso reale. Quindi il nuovo poligono delle quattro forze è quello esterno, e naturalmente, come ci aspettavamo, a parità di carico Q ci troviamo ad avere appunto una reazione più grande, o meglio una forza motrice in questo punto che è naturalmente più grande, perché devo contrastare anche l'effetto delle forze di attrito, perché le forze di attrito appunto giocano contro il moto relativo e contro appunto la forza motrice nel caso di moto diretto. Va bene? Ok, questo è un altro esempio importante che va tenuto in conto, perché può presentarsi in diverse situazioni, cioè l'asta scorrevole tra le guide. Per quanto riguarda il moto retrogrado, diciamo che ve lo lascio per esercizio, naturalmente, come ben sapete, così come abbiamo fatto nelle altre applicazioni, naturalmente il moto relativo si inverte e quindi cambiano le direzioni delle reazioni, e quindi di conseguenza cambia anche il poligono, fermo restando la Q e ferma restando la direzione della R, che diventa appunto la forza motrice nel nostro caso. Ok? Benissimo, allora con questo diciamo che abbiamo concluso, e passiamo ora a qualcosa di più applicativo, ma che rimane strettamente collegato all'attrito, cioè sto parlando dei meccanismi ad attrito ed in particolare dei freni. Va bene? Allora, i freni sono dei dispositivi meccanici che hanno la funzione di rallentare o, diciamo, in condizioni di stazionamento garantire anche la posizione di quiete, e funzionano ad attrito. Naturalmente ci sono altre tipologie di freni, ma noi parliamo in questo momento in particolare di quelli ad attrito, e quindi che utilizzano diciamo in maniera positiva, questa volta a vantaggio, l'effetto dell'attrito, ok? Quando invece normalmente ci gioca contro, perché nella trasmissione del moto, diciamo, determina una dissipazione di energia meccanica, o meglio una conversione in un'altra forma di energia più degradata, come ben sappiamo, l'energia termica. Bene, ci sono varie tipologie di freni ad attrito. Ecco, in particolare noi abbiamo queste quattro tipologie, cioè abbiamo i freni a pattino. Questi possono essere ad accostamento rigido o libero. Abbiamo i freni a ceppi, anche questi possono essere ad accostamento rigido o libero. Abbiamo i freni a disco, anche questi possono essere ad accostamento rigido o libero, e poi abbiamo i freni a nastro. Ecco, queste sono le quattro tipologie di freni ad attrito che noi andremo a considerare. Ok? Allora, la cosa importante è che per tutte queste tipologie, in realtà, noi andremo a fare un'analisi, diciamo, cinematica, statica, ma con un obiettivo che è quello di determinare la relazione che caratterizza il freno, cioè vale a dire la relazione tra la forza
di azionamento del freno e la forza frenante effettiva che viene prodotta sull'elemento da frenare. Ok? Faccio un esempio banale, nel caso per esempio della bicicletta, noi abbiamo la leva del freno, poi c'è un cavo che determina la trasmissione di forza, poi va su un leveraggio, questo leveraggio va a determinare la chiusura, l'apertura della pinza dei freni, no? Dove ci sono i tacchetti che a loro volta vanno ad incidere sulla parte del cerchione della ruota, giusto? Bene, quindi il freno è caratterizzato da una forza di azionamento, perché noi alla fine applichiamo con la nostra mano la chiusura della leva e naturalmente una trasmissione di forza a questa leva e poi ai tacchetti. Ma alla fine qual è la forza che frena? La forza frenante è la forza tangenziale che va sul cerchione, che a sua volta, per un certo braccio che è legato al raggio del cerchione, determina la coppia frenante. Quindi vedete il legame, no? Cioè la forza di azionamento con una leva va a finire alla coppia che poi si genera effettivamente sulla ruota. Naturalmente un discorso simile vale anche nel caso delle motociclette, soltanto che lì la trasmissione non è a cavi, ma è una trasmissione, diciamo, idraulica, così come anche nelle vetture e così via. Quindi cosa voglio dire? Noi andremo a caratterizzare per ciascuno di questi una formuletta che in sintesi esprime questo legame, cioè questo legame tra la forza di azionamento e la forza frenante effettiva. Naturalmente ci dobbiamo guadagnare qualche cosa, no? Cioè deve essere comunque un sistema in qualche modo vantaggioso, altrimenti diciamo che non risulta conveniente. Allora, cominciamo con l'analizzare la prima tipologia, quindi freno a pattino ad accostamento rigido, va bene? E allora, lo possiamo schematizzare in questo modo. Immaginiamo qui di avere una tavola o un nastro, o nel caso appunto di moto relativo, immaginare che questa sia la parte mobile di un carrello e questa una rotaia, no? Nel caso ferroviario, per esempio, ok? Ma in questo caso a noi ci fa più comodo considerare questa parte fissa, ok? Che può essere invertita, come dicevo prima, per il discorso dei modi relativi, quindi questo lo indichiamo con 1, questo è il corpo 2, e l'elemento da frenare, per esempio, è il corpo 3. Quindi questo è fisso e qui abbiamo una velocità relativa. Cioè, qui ho questo elemento, immaginate una sorta di tavola, va bene, che sta scorrendo con una velocità propria, che è la V0. Nel momento in cui, facendo fulcro in questo punto, che lo indico con O, vado a premere il pattino contro questo elemento, naturalmente premendo chiamo in causa delle forze di attrito, perché le forze di attrito sono legate alle forze normali, quindi se non ho la forza normale non genero neanche quelle tangenziali, quindi sicuramente devo premere, devo spingere in questo caso il pattino contro questo nastro in modo tale da chiamare in causa le forze di attrito. Queste forze di attrito hanno la funzione, diciamo, di frenare, quindi di agire contro questa velocità relativa. Quindi devono avere una direzione verso sinistra. Ok? Immaginiamo qui di applicare una coppia C, una coppia frenante. Ok? Potrei applicare anche una forza qui, può essere di vario tipo, no? Il sistema di azionamento. Ma immaginiamo per esempio di avere questa coppia, quindi questo pattino con un moto puramente rotatorio intorno a questo punto fisso, per il tramite di questa coppia viene premuto contro questo nastro che sta scorrendo a velocità VR e di conseguenza viene frenato, perché qui ho, diciamo, un contatto ad attrito, quindi un contatto scarso. Va bene? Ok, allora l'obiettivo qual è? Così come vi avevo preannunciato, se noi facciamo uno schemino a blocchi molto semplice, io ho come input che cosa? Una coppia frenante, che ipotizzo di conoscere, va bene,
e come risultato ottengo, diciamo, proprio al contatto una T, giusto? Bene, io voglio il legame che sta qui dentro, cioè qual è il legame tra la forza frenante effettiva e la coppia che io vado ad applicare al pattino? Ecco, questo è il punto cui cercheremo di dare una risposta. Questo è ad accostamento rigido. Che vuol dire accostamento rigido? Vuol dire che il moto di accostamento, in questo caso del pattino, è definito, perché è un moto rigido di pura rotazione intorno al punto O. Quindi è definito, è una pura rotazione. Va bene? E questo ci aiuta in qualche modo a risolvere il problema. Allora, siccome qui noi abbiamo un contatto esteso, è chiaro che qui si scambiano delle forze, cioè il pattino e il nastro si scambiano delle forze, che è un sistema di forze distribuito, naturalmente, che presenta delle componenti normali e delle componenti tangenziali per il tramite del coefficiente d'attrito. Quindi, se volete, ho due sistemi di forze distribuiti, uno tangenziale e uno perpendicolare. Qual è il diagramma di questo sistema di forze, di questo carico distribuito? Non lo conosciamo, e quello è il punto. Va bene? Non sappiamo qual è l'andamento di queste pressioni al contatto e forze tangenziali al contatto. Intuitivamente possiamo dire qualcosa, no? Perché nel momento in cui questo ruota in questo modo, noi ci aspettiamo che in qualche modo si spinge più sulla punta, probabilmente, no? E quindi di conseguenza, se parliamo di usura, si usura di più la punta che non qui. Questo in qualche modo lo possiamo dire, ma è troppo poco, perché noi vogliamo rispondere a questo quesito, cioè determinare cosa mettere in questo blocchetto. Va bene? Cioè la relazione effettiva tra la forza frenante e la forza coppia di azionamento in questo caso. Ok? Bene. Allora, per quanto riguarda il discorso statico, in questo caso lo possiamo, statico vuol dire imporre gli equilibri, lo possiamo fare, ma abbiamo un problema perché abbiamo un carico distribuito. Quindi ricavare la risultante o il sistema equivalente di forze a questo distribuito lo posso fare se conosco il grafico, cioè del diagramma delle forze a contatto, cosa che a priori non conosco, come dicevo prima. Va bene? E quindi devo trovare un'altra strada. L'altra strada è quella di fare riferimento alla cinematica, perché in questo caso, siccome il modo di accostamento è rigido, la cinematica è nota, perché questo è un modo puramente rotatorio intorno a questo punto. Va bene? Ecco, ma qual è l'accoppiamento tra la cinematica e l'analisi statica? Ci viene in aiuto una ipotesi fondamentale che trova un buon riscontro con la realtà dei fatti, che è l'ipotesi dell'usura che fu introdotta da Reye. Quindi, ipotesi del Reye, nota anche come ipotesi dell'usura. Allora, qual è l'ipotesi? L'ipotesi è la seguente: il volume di materiale asportato in un certo intervallo di tempo risulta direttamente proporzionale al lavoro compiuto dalle forze di attrito nello stesso intervallo di tempo. Ecco, questo che abbiamo detto a parole lo possiamo tradurre in formula, cioè l'idea è questa. Questo è un elementino che lo rappresento abbastanza grande per comodità di rappresentazione, va bene? Questo ha uno spessore che lo indico con delta. Spessore, quindi praticamente questo elementino, se volete, in questo caso lo immagino estrapolato qui, quindi questo è delta, ci siete? Quindi estrapolato qui al contatto, per cui delta lo misuro in direzione perpendicolare al contatto, ci siete? Ok, questo è delta. Quest'area, se è un elementino infinitesimo, quest'area naturalmente è dA, giusto? E, diciamo, al contatto noi abbiamo delle forze che sono normali e tangenziali. Quindi abbiamo una forzetta infinitesima dN al contatto, normale,
e abbiamo una forzetta infinitesima del tilt al contatto, ok? Dove naturalmente dt sarà uguale a f dn, dove f è il coefficiente d'attrito dinamico che pone in relazione la componente normale con quella tangenziale. Quindi questo legame noi lo conosciamo, va bene? Ma torniamo all'ipotesi del ray. Questo blocchetto infinitesimo ha un volume dv, ma questo dv come lo posso esprimere? Come delta dA. Se intendo questo volumetto asportato per usura, quindi se volete polverizzato in qualche modo, in un certo intervallo di tempo, bene, questo volume, secondo l'ipotesi del ray, che però ha avuto riscontro con i risultati pratici sperimentali, un buon accordo, va bene, risulta direttamente proporzionale, che indichiamo praticamente in questo modo, con il lavoro compiuto dalle forze di attrito. Quali sono le forze di attrito? Sarebbe questa dt, in effetti, nell'unità di tempo, ok? Ma questa la possiamo scrivere come f dn, ma la dn a sua volta la possiamo esprimere convenientemente in funzione della pressione di contatto, va bene? Quindi questa dn, in effetti, che è una forza perché questa è di Newton, la posso esprimere come una p dA, dove p è la pressione, quindi la forza per unità di superficie moltiplicata per la superficie, seppure infinitesima, mi dà i Newton, giusto? Poi f è un coefficiente adimensionale, quindi anche qui ho i Newton, giustamente. Quindi questa la posso scrivere come f p dA, va bene? E questa complessivamente sarebbe la dt, quindi la forza, lavoro nell'unità di tempo, che vuol dire è una potenza, giusto? E la potenza la posso esprimere anche come il prodotto della forza per la velocità. Qual è la velocità relativa? Quella di sfregamento al contatto è la vr, giusto? Quindi se io qui moltiplico per la vr, ho completato, perché questa rappresenta la potenza, cioè il lavoro compiuto in un intervallo di tempo, che secondo l'ipotesi del ray è direttamente proporzionale a questo volume che viene asportato per attrito nello stesso intervallo di tempo, ok? Bene, questo discorso è molto utile perché, come vedremo, ci consente di ricavare quello che ci mancava all'inizio, cioè l'andamento del carico distribuito, giusto? Quindi il grafico che poi ci consente di ricavare anche il sistema equivalente di forza. Va bene? Allora, se vado a guardare qui per questa applicazione, naturalmente dA scompare, ma F è costante, lo riteniamo costante, la velocità relativa è anch'essa costante nello spazio, perché la velocità relativa ha un valore qui, ma è lo stesso qui, qui, qui e anche nella terza dimensione, dando spessore al pattino, quindi è costante nello spazio, va bene? E allora, se qui ci sono tutte costanti, queste costanti le infiliamo in un'unica costante, ok? E che cosa possiamo dire? Possiamo dire, dall'ipotesi del ray, che nel caso di freno a pattino ad accostamento rigido, la pressione è direttamente proporzionale a delta. Cioè c'è un legame di diretta proporzionalità tra la pressione e delta, dove delta che cos'è? Ripeto, è lo spessore di materiale asportato per usura. Questa formula in realtà pone in relazione due aspetti importanti, che sono la P, la pressione, quindi pressione, forza, quindi legata ad aspetti statici, e delta, che è uno spostamento, perché poi questo delta naturalmente varia in funzione del moto di accostamento, come abbiamo già precisato da considerazioni intuitive. Ci aspettiamo un delta più grande qui alla punta, perché probabilmente si consuma di più, piuttosto che in questo punto qui, giusto? Quindi è un legame, se volete, tra statica e cinematica.
E allora, siccome noi la cinematica la conosciamo, in questo caso, perché il modo di accostamento è un modo rigido, puramente rotatorio qui, e allora passiamo per il tramite della cinematica per poi risalire alle forze, pressioni, cioè forze, e quindi rispondere al quesito iniziale. Allora, noi siamo bravi con la cinematica, quindi se noi immaginiamo un modo di accostamento, possiamo parlare anche di spostamenti infinitesimi, ma forse ci è più familiare parlare di velocità, immaginiamo di avere qui una omega, diciamo, di accostamento, ripeto che potrebbe essere anche una rotazione infinitesima, perché gli spostamenti infinitesimi vettorialmente sono tangenti alle traiettorie, quindi sono paralleli alle velocità. Allora, noi otteniamo per questo punto qui, che lo indichiamo con B, questo legame. Qual è la velocità nel moto di accostamento del punto B? Basta congiungere B con il proprio centro di rotazione, come ben sappiamo, e il vettore è questo, cioè perpendicolare alla congiungente, giusto? Cinematica del corpo rigido. Ma mi risulta comodo considerare anche la proiezione di questa O sul nastro, fino ad individuare questo punto che lo indico con A. Se noi consideriamo questo punto A, attenzione, appartenente al pattino, non al nastro, non vi fate ingannare dal fatto che cade sul nastro, dovete immaginare un piano mobile che è solidale al pattino, quindi per me A è un punto del pattino, non del nastro, ok? Quindi come punto del pattino, questo avrà una velocità che sarà data da un vettore perpendicolare al congiungente del centro di rotazione, che è sempre il punto O. Quindi in effetti io ho questo vettore velocità, e questo lo sposto per evitare confusioni, che è un'altra cosa, questa è la V con R, e qui vado a riportare questo V con A. Ci siete? Questo è V con A, va bene? E questo è V con B. Nel moto di accostamento. Quindi noi che cosa sappiamo? Sappiamo anche che se A e B sono due punti del pattino, e quindi dello stesso corpo rigido, le due velocità sono legate tra di loro per il tramite del teorema di Galilei e Varignon, giusto? Quindi noi cosa sappiamo e possiamo scrivere? Possiamo scrivere che la velocità di B è uguale alla velocità di A più la V di B rispetto ad A, che è esplicito direttamente come una omega vettore B. Questo lo sappiamo dalla cinematica. Ma sappiamo anche che noi possiamo riferire la velocità di B ad un altro punto, per esempio un punto fisso, visto che il moto del pattino è puramente rotatorio. E quindi posso anche scrivere questa, oppure la riscrivo sotto, la V di B la posso esprimere non con riferimento ad A, bensì con riferimento ad O. Quindi ho che la V di B sarebbe uguale alla omega vettore B, giusto? In questo modo. Ma ancora posso riferire la velocità di A al punto O, posso combinarle come voglio, no? Dalla cinematica del corpo rigido. Quindi posso scrivere anche che la V di A è uguale ad omega vettore A. Se vado a sostituire qui dentro, in maniera molto semplice, ottengo cosa? Ottengo che omega vettore OB è uguale ad omega vettore A più omega vettore AB. Ma la omega è sempre la stessa, perché la omega è associata al corpo rigido. Se il corpo rigido è lo stesso, naturalmente la omega è identica, va bene? Quindi cosa viene fuori qua? Viene fuori che OB, come ci aspettavamo del resto, è uguale ad OA più AB. OB, che è questo vettore qui, va bene? È uguale ad OA, che è questo vettore, più quest'altro, che è AB, giusto? Quindi vedete come questo legame tra questi vettori posizione
sia in qualche modo un modo diverso di scrivere la stessa cosa in termini di velocità, perché la V di B uguale a V di A più omega vettura B. Noi sappiamo anche un'altra cosa che dovremmo ricordare dalla cinematica. Vedete che se io vado a prendere una linea che congiunge A e B in questo modo, noi dovremmo ricordare che per l'ipotesi di corpo rigido le componenti delle velocità dei punti che si trovano su quella stessa linea naturalmente devono essere uguali, giusto? Quindi vuol dire che se io vado a prendere questa componente della V di B in questa direzione, questo vettore come componente della velocità di B deve essere identico alla velocità di A, che poi questo naturalmente implicitamente tenuto in conto in questa formula. E qui abbiamo la componente normale. Cioè questa formula ci torna particolarmente utile in questo caso, perché mi consente di dividere il moto rigido, che è una pura rotazione del pattino intorno al punto O, in due aliquote di moto che sono: una è la traslazione in questa direzione, cioè nella stessa direzione del moto del nastro in questo modo, e un'altra che è una rotazione intorno ad A. Ok? Ripeto, la rotazione intorno ad O la posso vedere come una rotazione intorno ad A e in una traslazione secondo A. Questo me lo dice questa formula qui. Va bene? Perché mi interessa questo? Perché io vado a depurare il moto di accostamento dell'aliquota di moto che è inefficace ai fini della frenata. Perché qual è l'aliquota di moto che mi fa frenare veramente? La rotazione intorno ad A. Ok? Io non riesco a frenare il nastro se il pattino lo muovessi nella stessa direzione del nastro. Non ho moto di accostamento, giusto? Benissimo. Pertanto, qual è il moto, ripeto, che ci interessa? Il moto che ci interessa è questo qui. Questa è l'aliquota di moto, cioè la rotazione intorno ad A. Come se A fosse punto fisso, ma non lo è, perché anche A si sta muovendo. Giusto? Benissimo. E allora, individuato il moto di accostamento, io conosco qualitativamente l'andamento di cosa? Di delta. Ma siccome l'andamento di B è direttamente proporzionale all'andamento di delta, questo è anche l'andamento di P, ovviamente a meno di una costante, giusto? Morale della favola, abbiamo individuato quello che è il diagramma delle pressioni al contatto, che è un diagramma lineare e che fa riferimento a questo punto A, ok? Benissimo. Ed è quello che vado ora a rappresentare. Lo faccio in colore diverso, in scala diversa, per capire, mettere in evidenza che non è la stessa cosa, a meno di una costante, ma l'andamento è questo, intorno ad A. Naturalmente qual è la parte che mi interessa? Quella dove il pattino effettivamente incide sul nastro, e quindi questa è la parte che mi interessa. Quindi ho ottenuto un diagramma, seppure per il momento qualitativo, di quelle che sono le pressioni al contatto. Quindi un diagramma trapezoidale. Trapezoidale, come ci aspettavamo, abbiamo un valore della pressione più alto in punta, dove ho la massima usura, piuttosto che in quest'altro punto qui. Va bene? Quindi ho praticamente questo che è un diagramma delle pressioni che lo posso andare a tratteggiare in questo modo. A questo punto dobbiamo proseguire sempre con l'obiettivo di rispondere a questo quesito, perché noi alla fine quello che ci interessa è questo, va bene? Ok, ma adesso conosciamo qual è il diagramma, seppure qualitativo, delle pressioni al contatto. E allora proseguiamo
ipotizzando di avere queste informazioni dal punto di vista geometrico. Immaginiamo che questo sia A, questo sia B, quanto riguarda le dimensioni, diciamo, del pattino, e mi risulta comodo in questo caso andare a introdurre questo sistema di riferimento. Attenzione, questo sistema di riferimento che ha un'origine coincidente con il punto A, e questa con il verso diretto verso il basso in questo caso, e quella è la P, cioè la pressione, e introduco questa ascissa diretta verso sinistra convenientemente e la indico con Xi. Quindi ho introdotto il sistema di riferimento Pxi, dove il diagramma delle pressioni, che abbiamo capito essere lineare, non soltanto è lineare, è rappresentato rispetto a questo sistema di riferimento da questa retta che passa per l'origine. Ok? Quindi qual è l'equazione di questa retta in questo sistema di riferimento? La retta che passa per l'origine, banale. A noi interessa perché questo mi consente di avere una pressione che è lineare e che la posso esprimere come K xi. Questo è l'andamento della pressione in funzione dell'ascissa xi. K è il coefficiente angolare. Nel momento in cui io conosco questa funzione, posso procedere con l'integrazione e quindi andare a calcolare risultante e momento risultante, cioè passare da un carico distribuito a quello equivalente che è costituito da risultante e momento risultante, o comunque risultante applicata nell'asse centrale della sollecitazione. Va bene? Ok, quindi in effetti noi qui andiamo a considerare un elementino infinitesimo dxi, va bene, su cui insiste, la rappresento in questo modo, una forzetta dn. Se noi immaginiamo che lo spessore sia unitario, la nostra dA sarebbe un dxi per 1, immaginando unitario la profondità, ok? Sarebbe questo elementino infinitesimo. Su questo elementino infinitesimo agisce una forzetta dn, ma questa dn a che cosa è uguale? A pi di a. Ma la pi è funzione di xi, qui compare xi, posso andare ad integrare in xi. Cioè ho trasformato l'integrale doppio in un integrale semplice. Ok? Perché l'integrale nell'altra direzione ipotizzo di averlo già fatto, perché sto ipotizzando uno spessore unitario, altrimenti qua dovrei scrivere dxi di eta, no? Giusto? Benissimo. Quindi diventa un integrale semplice. Integrale semplice, molto, molto semplice anche da sviluppare, perché posso dire che la risultante di questo sistema di forze distribuito è pari alla sommatoria delle forze, ma in questo caso la sommatoria diventa l'integrale, perché stiamo a livello infinitesimo. Quindi n è uguale all'integrale tra A e A più B di, sarebbe B di A, ma qui posso scrivere direttamente K xi, che sarebbe la pressione, index. Ok? E quindi naturalmente questo è molto semplice, perché mi dà xi quadro mezzi tra gli estremi di integrazione. Qui ho un k a più b al quadrato meno a al quadrato diviso 2, quindi posso esprimere la risultante n in questo modo. Non conosco k, ma per il momento questo non mi interessa. Vado ad applicare il teorema di Varignon con l'obiettivo di determinare la posizione dell'asse centrale della sollecitazione. Ok?
perché posso nel piano ridurre un sistema di forze, vi ricordo, ad una coppia o ad una forza applicata all'asse centrale. Ok? Siccome qui di coppie non ce ne sono, ho una forza che è questa, ma se non la metto sull'asse centrale devo aggiungere una coppia. Posso trovare la posizione, ripeto, analiticamente col teorema di Varignoni. Quindi, cosa dice Varignoni? Il momento della risultante, che è la N, quindi la N per il braccio rispetto allo stesso polo, mi conviene scegliere come polo proprio l'origine di questo sistema di riferimento, va bene? E quindi schematizzo una N così posizionata che ha un braccio rispetto a quel polo che è la X con 0, giusto? Che non conosco. Quindi nx con 0 è uguale al momento risultante. Momento risultante è sempre calcolato a livello infinitesimo. Momento risultante lo calcolo come l'integrale tra A ed A più B del momento di tutte queste forzette qui rispetto allo stesso polo. Ma questa forzetta qui ha un braccio che è uguale a xi. Questo è xi, giusto? L'importante è far variare xi e ricavo il momento risultante. Quindi devo ancora integrare tra A ed A più B, che cosa? L'ADN per xi, ma l'ADN abbiamo detto che è uguale a P de xi, quindi cosa ottengo? Quindi l'ADN che sarebbe P de xi, ma la P è K xi, giusto? Quindi la P è K xi moltiplicato l'area che è uguale a de xi moltiplicato per il braccio che è ancora xi, quindi ho K xi quadro in xi. Questa è la formuletta che viene fuori. Se vado a risolvere questo integrale, molto semplice, K fuori xi al cubo terzi, quindi ho A più B al cubo meno A al cubo diviso 3. Questo è il momento risultante. Ok? Se vado a combinare queste due, ricavo l'incognita. L'incognita è la posizione della risultante, grazie al teorema di Varignoni. Quindi è molto semplice perché ottengo questa formula. X con 0 è uguale a K A più B al cubo meno A al cubo, lasciamo diviso 3, diviso la N che è comunque uguale a K per A più B al quadrato meno A al quadrato diviso 2. Vedete che il K che non conoscevo scompare e quindi ho ottenuto una formula applicabile in pratica perché io A e B li conosco, ok? E quindi questo è uguale, per finire, ai 2 terzi di A più B al cubo meno A al cubo diviso A più B al quadrato meno A al quadrato. Questa è la formuletta che vi consente di ricavare la posizione della risultante in maniera diretta, ok? Ed ho applicato il teorema di Varignoni. Nel momento in cui ho definito questa posizione, siccome queste sono tutte le forze normali, quindi sono parallele tra di loro, va bene? Questo è sicuramente quello che abbiamo a suo tempo definito come asse centrale della sollecitazione, delle sole forze normali. In effetti noi qui abbiamo un altro carico distribuito che è determinato dalle forze tangenziali, ma non ci conviene in questo caso passare tramite gli integrali. Perché? Perché il legame tra le forze normali e quelle tangenziali è sempre lo stesso, cioè per il tramite della F.
coefficiente d'attrito. Quindi se questo è vero per ogni forzetta, sarà vero anche per la risultante. Quindi la risultante T grande T grande sarà uguale ad F per L grande, giusto? E la F naturalmente è uguale alla tangente di Φ, che è l'angolo di attrito. Quindi in altri termini io ho definito, non ancora ma adesso la rappresento, la direzione della risultante totale delle forze al contatto, che tiene conto sia delle forze normali che delle forze tangenziali. Sarà inclinato di Φ rispetto all'asse centrale. In quale direzione? Sulla destra o sulla sinistra? Attenzione, perché noi qui stiamo considerando le forze che il nastro esercita sul pattino. Quindi non vi deve meravigliare se io rappresento questa direzione. Che è inclinata di Φ in senso orario rispetto a quella della normale. Questo vuol dire che la R totale mi dà una T che è diretta verso destra. Sembrerebbe in accordo con la velocità relativa, ma non è così, perché questa è l'azione del nastro sul pattino. Quella del pattino sul nastro è uguale e contraria, e quindi si oppone alla velocità relativa, come deve essere trattandosi di un effetto dissipativo. Giusto? Ok. Definito questo punto, quindi, per il tramite della formula x con 0, nota questa direzione, il gioco è fatto, perché io posso andare a scrivere semplicemente l'equilibrio alla rotazione del pattino, che è banalmente uguale a c con f, equilibrio alla rotazione intorno al polo O, c con f è uguale ad r per d, dove D è il braccio di questa forza rispetto ad O. Ok? Naturalmente poi so anche che questa risultante mi dà due componenti, e quindi qui ho la T, la N e questa è la R, cioè la R vettorialmente è uguale a T più N. Praticamente il problema è risolto, perché noi abbiamo trovato un legame tra la coppia frenante e la T. Ok? Perché qui posso anche scrivere che la R vettorialmente sarà uguale alla T più N, e quindi questa la posso infilare qui dentro, e so ancora che T è uguale ad Fn, quindi possiamo, diciamo, divertirci, perché se questa è l'ipotenusa, giusto? È l'ipotenusa, il teorema di Pitagora la posso esprimere in funzione di T ed N, ma poi di queste due, appunto, allora, questa è la radice quadrata di T quadro più N quadro moltiplicato D, ma la T è uguale ad Fn, e quindi questa diventa, se porto n fuori la radice, questa è radice quadrata di f quadro più 1 moltiplicato d. Ok? E questo è il legame finale, se volete lo possiamo esprimere appunto in questo modo. Legame finale tra, in questo caso, la n, oppure possiamo lasciare la T se volete, se andiamo a sostituire qui dentro al posto della N ci metto T su F, no? Quindi ho la T o la N, in questo modo la D, diciamo, la misuro, questa la conosco, e il legame è tra la coppia frenante e la N oppure la T, giusto? E quindi abbiamo caratterizzato questo freno a pattino ad accostamento rigido, va bene? Allora andiamo ora rapidamente a considerare il caso di un freno a pattino ad accostamento
libero, il discorso è più semplice. Quindi se questo è un pattino, qual è la differenza tra l'accostamento rigido e l'accostamento libero? Qual è la differenza? Beh, lo capite subito da questo schema. E come vedete, il modo di avvicinamento, quindi di accostamento del pattino sul nastro, che ipotizziamo che si muova ancora con questa velocità relativa, ipotizzando di tenere fisso questo, presenta due gradi di libertà, ok? Perché ho due snodi, ho questo centro e quest'altro, quindi ha due gradi di libertà, contrariamente al caso del pattino d'accostamento rigido, dove ho un grado di libertà, quindi il modo rigido è noto, era noto, un modo puramente rotatorio. Invece in questo caso non è noto, perché dipende da questa rotazione intorno ad O e da questa rotazione relativa intorno a quest'altra coppia rotoidale. Bene, ecco, l'obiettivo però è sempre lo stesso, cioè io vado ad applicare una coppia frenante, va bene, e voglio vedere qual è la forza frenante effettiva che agisce sul nastro, giusto? Sempre lo stesso obiettivo, però ho cambiato lo schema del freno, è sempre a pattino, ma come vedete è diverso, quindi l'approccio è differente. Per quanto riguarda la cinematica, in questo caso non è nota a priori, perché c'ha due gradi di libertà, però forse siamo avvantaggiati sulla statica, cioè sull'altro aspetto, e così è. Perché? Perché praticamente qui ho ancora un contatto esteso, quindi ho un sistema di forze distribuito, componenti normali tangenziali come prima, no? Sulla falsa riga di quanto accadeva prima. Ma tutto questo sistema di forze è comunque rappresentabile con una risultante applicata all'asse centrale, cioè equivale a una sola forza. Dobbiamo vedere qual è e dobbiamo vedere dove è applicata, ma comunque è una sola forza. Ci siete? Quindi tutto questo contatto può essere, ripeto, rappresentato da una sola forza. Quindi se noi immaginiamo di isolare il pattino, quindi una superficie immaginaria che va ad estrapolare il solo pattino, per quanto detto, in sintesi, il pattino a quante forze è soggetto? Abbiamo detto, qui al contatto alla fine ha una sola forza, no? Che è equivalente a tutto il carico distribuito. E poi c'è quest'altro giunto, cioè quest'altra coppia rotoidale, che esplica un'altra forza. Quindi quante ce ne stanno? Due. Una che rappresenta tutto questo contatto e l'altra che fa riferimento a questo punto. Quando è che due forze stanno in equilibrio? Solo se sono uguale e contraria. Bene, questo è sufficiente per risolvere il problema. Perché? Perché questa forza al contatto sarà rappresentata da una normale, come visto prima, e da una componente tangenziale, ma le due sono sempre legate da questa forza, da questa relazione, scusate, cioè T uguale ad Fm, dove F è legata all'angolo di attrito dinamico. Quindi in effetti, se io qui vado a rappresentare, come sto facendo, la normale al contatto e poi questo angolo lo prendo uguale a φ, cioè l'arco tangente del coefficiente d'attrito dinamico, io individuo questa direzione, giusto? E quella è la direzione della risultante, non può essere diversa. Cos'è che non so? Non so a questo punto l'applicazione, cioè quindi qual è l'asse centrale? Ma questo lo ricavo, contrariamente a quanto fatto prima, da considerazioni di equilibrio piuttosto che cinematiche. Perché, come dicevo prima, ho due forze
che complessivamente gravano sul pattino e che sono in equilibrio quando sono uguali e contrarie. Quindi basta prendere la parallela a questa passante per questo punto. Faccio la parallela e impongo che la stessa passa per A. E ho risolto il problema. Ho risolto il problema perché se io volessi fare un free body del pattino, possiamo rappresentarlo velocemente qui sotto, se questo è il punto A, io ho una schematizzazione di questo tipo. Una risultante R ed una reazione qui, che è una reazione vincolare interna dovuta alla coppia radicale presente in A, e se questo lo indico con 1, questo lo indico con 2 e il pattino con 3, per esempio, questa è la R 2, 3. Questa è la R al contatto e questa è la reazione vincolare interna nella coppia radicale presente in A. Ci sono solo due forze, uguali e contrarie. Questa direzione è, come dicevo, inclinata di φ rispetto alla normale al contatto. E il gioco è fatto perché queste forze per equilibrio devono essere uguali e contrarie. Se poi vado ad isolare il membro 2 e lo riporto qua, come sto facendo, questo è il punto O, questo è il punto A, qui avrò questa reazione, che è la R 3,2, e qui avrò una reazione che è uguale e contraria ma sulla direzione parallela, quindi questa è la R 1,2. Come vedete ho una coppia e questa coppia viene ovviamente equilibrata dalla coppia frenante. Ma la R è uguale scalarmente alla R 2,3, che è uguale a questa, che è uguale a questa. Quindi in sintesi qual è l'equazione chiave del discorso? Che la coppia frenante sarà uguale ad una R per questa distanza, che qui rappresento graficamente, poi analiticamente in qualche modo riesco a calcolare, che mi dà il braccio della forza R rispetto alla cerniera O. Quindi C con F è uguale a R per D. Ma la R ancora una volta è la risultante di T ed M, e quindi qui possiamo, se volete, sostituire ancora una volta la radice quadrata di T quadro più N quadro. Se vogliamo lasciare la T, sappiamo anche che la N è uguale a T su A, e quindi vado a esprimere tutto in funzione di T, cioè la forza frenante. Quindi ho trovato il legame tra la coppia di azionamento del freno e la forza frenante effettiva, che può essere la nostra T. Quindi vedete come in questo caso conviene affrontare il problema lato equilibrio piuttosto che il cinematico. Nel caso precedente è stato viceversa conveniente affrontare il problema lato cinematico, perché conoscevo il modo di accostamento, che era una pura rotazione. Va bene? Ok, facciamo una pausa.